prima delibera della Giunta ha ribadito un forte no alla costruzione dell'inceneritore nella città di Napoli e ha presentato un piano per estendere la raccolta differenziata porta a porta all'intera città. I primi passi in questi giorni, con l'estensione del porta a porta ai primi 325.000 abitanti, dal gennaio del 2012 avvieremo una porta a porta fino a raggiungere 500.000 abitanti. Per tenere la città pulita e quindi per evitare di nuovo le immagini che abbiamo visto per troppi anni dei cumuli di immondizia per strada, stiamo organizzando e partiranno nelle prossime settimane le prime navi per l'Olanda, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei grandi eventi come a Pizza Village, bonifiche dei siti inquinati come nella città di Napoli e nel mare con la pulizia della grotta nelle giornate passate. E parchi e giardini sono l'altra priorità. Su parchi e giardini abbiamo sbloccato 1,5 milioni di euro per avviare una manutenzione e per ridare dignità al verde di questa città che è stata abbandonata per troppi anni. Abbiamo nei primi 100 giorni di attività riorganizzato l'intero sistema dei servizi sociosanitari della città, rimesso mano quindi alla programmazione, superato il commissariamento regionale che ci impediva anche il trasferimento delle risorse regionali, riscritto una delibera quadro di programmazione pluriennale sui temi della disabilità che valuta gli impatti e le conseguenze di tutte le politiche che riguardano le persone con problematiche di disabilità. Fatto uno sforzo straordinario per accogliere oltre 300 migranti minorenni provenienti dai paesi del Nord Africa nell'ambito dell'emergenza profughi, e abbiamo avviato un percorso partecipativo per riscrivere un piano cittadino per l'accoglienza dei Rom. Nei primi 100 giorni ci siamo posti di fronte ai problemi della città partendo dai problemi più concreti, i problemi più concreti per le scuole, che aprono avendo gli insegnanti, di qui lo snellimento delle procedure per incarichi a tempo determinato. Problemi più urgenti per le scuole, che aprono in condizioni di sicurezza, di qui l'adeguamento delle scuole comunali alla nuova normativa sulla sicurezza per i certificati antincendio. Problema delle scuole è comunicare con l'assessorato. Abbiamo creato nuovi strumenti di comunicazione perché i dirigenti possano sentirsi ascoltati in qualsiasi momento. Problemi di inclusione dei disabili, dei soggetti deboli. È stato avviato un programma di inclusione dei soggetti che passa anche per accordi interistituzionali, dall'ufficio scolastico ad altre realtà che lavorano su questi aspetti. Infine, le scuole devono diventare promotrici di educazione ambientale ed ecologica, perché questo è un problema grandissimo per la città. Un bel programma di informazione e formazione su tutte le misure possibili che saranno attuate, concordato anche con altri soggetti come ASIA. Abbiamo avviato lo snellimento delle procedure in edilizia e in urbanistica che riguardano gli interventi privati di riqualificazione urbanistica. Abbiamo con questo contratto le competenze della Commissione edilizia per l'approvazione degli interventi. Abbiamo completato 124 alloggi a Piscino La Marianella. Abbiamo sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione Castel Capuano per il recupero del manufatto storico e per nuove attività finalizzate a studi giuridici e iniziative culturali aperte al territorio. Si è approvato il progetto per una biblioteca d'Orso a Secondigliano con una sezione legata agli studi sulla legalità intitolata Gelsomina Verde. Abbiamo approvato collaudi nelle aree di opere di arredo urbano nelle aree dei quartieri spagnoli e rideterminato l'indennità risarcitoria del danno ambientale per la riqualificazione delle aree martorizzate dall'abusivismo edilizio. In 100 giorni abbiamo dato priorità assoluta all'intervento in alcune zone della città maggiormente degradate, avviando una politica di recupero del controllo di legalità e di riqualificazione. Piazza Garibaldi è l'esempio più importante insieme ad attività che si sono svolte in altre zone della città, penso a via Pietro Colletta, alla zona dei Vergini, a quella di Borgo Marinari e della lungomare di Napoli. Abbiamo assicurato un intervento ed un miglioramento della qualità
dei servizi assicurati dalla Polizia Municipale, sia in tema di circolazione stradale che genericamente in tema di controllo del territorio e misure idonee a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Con la Prefettura e le altre istituzioni interessate, anzitutto la Regione, le forze di polizia, stiamo procedendo al completamento delle misure che riguardano i sistemi di installazione delle telecamere, dunque di controllo attraverso il sistema di videosorveglianza, con un completamento del sistema già esistente che prevede soprattutto la estensione delle telecamere nella zona del centro della città, nella zona del porto, dunque nelle aree di maggior afflusso dei turisti. Abbiamo ripreso contatti con le associazioni anti-racket, anti-usura della città, avviando progetti affinché l'amministrazione comunale assicuri politiche di sostegno ai commercianti, agli imprenditori, agli operatori commerciali che denunciano i fenomeni di racket e di usura, con le associazioni coinvolte nella gestione e assegnazione dei beni confiscati. Abbiamo avviato rapporti per assicurare migliori strumenti operativi anche per pervenire a una nuova definizione del regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati. I primi 100 giorni di Giunta De Magistris abbiamo avviato la pedonalizzazione di spazi importanti come Borgo Marinari, d'estate sperimentale via Caracciolo e poi 30% in più di area pedonale nella zona dei Decumani, il cuore storico della città. Abbiamo anche approvato e stiamo realizzando una maxi ZTL nel centro antico. Questo consentirà di alleggerire dal traffico che adesso attraversa la città e liberare quindi spazi urbani da restituire ai cittadini. Ancora abbiamo aumentato le corsie riservate su via Pessina e via Duomo e per servire meglio questo centro antico abbiamo istituito una navetta, un autobus che gira al contorno della Maxi ZTL, il C55, che abbiamo ribattezzato centro antico. Abbiamo anche deciso, anche in modo formale, sia in giunta che in consiglio comunale, di costituire l'azienda unica della mobilità, mettendo insieme ANM, Napoli Park e Metro Napoli, proprio perché dobbiamo risparmiare risorse e offrire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico migliore di adesso. Infine, abbiamo intrapreso una prima riqualificazione, ma deve proseguire ancora davvero, Piazza Garibaldi, cominciando a ridisegnare gli spazi per i pedoni, stiamo riportando gli autobus a ridosso della stazione, cioè per la parte trasporti riqualificare quella piazza che seppur un cantiere comunque deve essere e deve diventare meglio vivibile e meglio attraversabile di oggi. In questi primi 100 giorni di attività amministrativa siamo partiti da una necessaria, inevitabile opera di razionalizzazione del nostro ingente patrimonio immobiliare, mettendo a punto un'opera di puntualizzazione dei fitti attivi dai quali ricaviamo molto poco e dei fitti passivi, su cui ci sono sprechi assolutamente insostenibili. Siamo poi nella gestione delle risorse umane partiti dall'esigenza assolutamente indilazionabile di ridurre il ricorso alle dirigenze esterne. Attraverso poi il budget delle partecipate siamo riusciti complessivamente a realizzare un cospicuo risparmio per l'ente. In 3 mesi solo 15 milioni di euro, mi sembra un risultato obiettivamente importante ed incoraggiante. Siamo riusciti poi ad ottimizzare servizi molto importanti come l'anagrafe e lo stato civile, ottimizzando attraverso un nuovo call center i contatti con l'utenza. Sono partiti nella gestione delle aree cimiteriali lavori per il forno crematorio che la città stava attendendo da anni e abbiamo realizzato il collaudo per l'ampliamento del cimitero di Secondigliano. Restituiamo infine
strutture di grande pregio alla nostra città, come la Casina Pompeiana all'interno della Villa Comunale e l'Auditorium di Scampia, riuscendo a realizzare obiettivi importanti che il sindaco di De Magistris aveva immaginato anche nel corso della campagna elettorale, aprendo quindi spazi vitali ed importanti della città all'associazionismo e alle forze più dinamiche e vitali dei nostri territori. Allora, abbiamo, dopo pochi giorni dell'insediamento della Giunta, attuato la volontà referendaria con la trasformazione della SPA Arin in soggetto di diritto pubblico partecipato. L'altro atto fondamentale che abbiamo attuato in questi giorni è l'istituzione appunto di un laboratorio di democrazia partecipativa che prevede appunto la partecipazione della cittadinanza attiva, comitati, movimenti, reti, associazioni alla determinazione delle politiche pubbliche locali. Altri provvedimenti importanti sono quelli legati alla democrazia diretta e democrazia partecipativa, in particolare penso alla possibilità data agli extracomunitari, al rappresentante degli extracomunitari di partecipare alle sedute appunto del Consiglio Comunale, di essere rappresentati in Consiglio Comunale, così come ancora un'altra affermazione, espressione del concetto di democrazia partecipativa e democrazia diretta, della possibilità da parte dei sedicenni di partecipare, di esprimere le loro opinioni per quanto riguarda appunto i referendum consultivi. È in atto quindi, diciamo, un grosso processo, potremmo dire appunto da carattere rivoluzionario, per quanto riguarda il rapporto tra politica, amministrazione e cittadini, con l'esigenza, diciamo, di coinvolgere sempre più i cittadini nella determinazione delle politiche pubbliche locali. Allora, in questi primi 100 giorni abbiamo messo mano alla edilizia sportiva e realizzando importanti interventi manutentivi, a cominciare da una messa a sistema di un'avanzata rete di videosorveglianza, restyling della sala stampa del San Paolo, e allo Stadio Collana abbiamo proceduto alla ristrutturazione del tetto della micropiscina, al rifacimento del manto erboso e alla pavimentazione della palestra arti marziali. Sono in via di realizzazione i parcheggi rosa presso i consultori e presso gli ospedali dotati del presidio di ostetricia e ginecologia, quindi per favorire la cultura del rispetto delle donne incinte e quindi per favorire questo periodo della donna. Abbiamo costituito un tavolo permanente per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e sull'orientamento religioso. Abbiamo quindi istituito un forum per le pari opportunità per tutti, con funzioni consultive e propositive, che darà il suo contributo in termini di istanze all'atere dell'assessorato. Il principio fondamentale guida di questi 100 giorni per l'assessorato alla cultura è quello della promozione culturale e della disseminazione culturale. In 100 giorni abbiamo organizzato, anzi nei primi giorni di governo, il programma di Napoli Città Viva al Maschio Angioino e molti luoghi della città estesa, per dare fiducia ai talenti e organizzare spettacoli in tutta la città. Abbiamo riavviato il PAN con un programma di attività che tra breve sarà presentato, dando le linee guida di questa riorganizzazione. Tra breve, a inizio ottobre, ospiteremo a Napoli i film della Mostra del Cinema di Venezia, e questa è una cosa che non è mai accaduta in città, con ospiti e con la collaborazione del direttore della mostra, Marco Müller. Abbiamo riaperto la biblioteca Cacciopoli di Fuorigrotta, che rischiava la chiusura. Stiamo lavorando per un progetto pilota della gestione partecipata degli spazi culturali sia nella periferia che nel centro, e puntiamo ad inaugurare entro l'anno alcune strutture che saranno a destinazione socioculturale. Nell'ambito del turismo abbiamo riaperto il cimitero Fontanelle e attivato un servizio fondamentale per i turisti, che sono i servizi a Piazza Trieste e Trento, frequentatissimi dai turisti della città. Stiamo lavorando per l'attivazione di nuovi info point nella città, nel centro storico, e faremo in modo da realizzare quegli investimenti che sono stati programmati attraverso la progettazione europea sia nella cultura che nel turismo.
Nei primi 100 giorni dell'amministrazione dei Magistris, l'assessorato al bilancio e alla società partecipate è intervenuto su una serie di problemi atavici della città. Innanzitutto abbiamo approvato un bilancio di previsione in 15 giorni, tagliando oltre 100 milioni di spesa e in particolare comprimendo costi della politica, una serie di spese superflue e spingendo le società partecipate verso un forte efficientamento. Proprio sulle società partecipate siamo intervenuti successivamente, contraendo una serie di spese, di costi, abbiamo avviato un'operazione di fusione tra alcune società, abbiamo avviato alcune dismissioni, siamo intervenuti sui consigli di amministrazione, abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo imposto una serie di riduzioni della spesa e abbiamo rafforzato i controlli sul sistema delle società partecipate. Siamo intervenuti ad esempio sulla società ASIA facendo uno sforzo molto grosso di ricapitalizzazione della società per ben 43 milioni finalizzato a affrontare finalmente la questione dell'emergenza rifiuti e a rilanciare la raccolta differenziata. Nei prossimi mesi i cittadini napoletani vedranno gli effetti di questo tipo di manovra. Inoltre in generale abbiamo portato avanti un'azione di risanamento del bilancio finalizzata a rimettere in ordine i conti del comune e attraverso le società partecipate rilanciare la qualità dei servizi resi ai cittadini. Un'operazione complessa che si fonda anche molto sulla lotta all'evasione. Abbiamo istituito una task force per la lotta all'evasione e anche qui intendiamo porre sotto controllo una serie di soggetti e arrivare a incrementare la raccolta fiscale del comune, perché crediamo nello slogan che occorre che tutti paghino affinché ciascuno paghi meno. Inoltre stiamo lavorando per l'attivazione dell'osservatorio sui servizi pubblici locali in maniera che con la collaborazione dei principali attori istituzionali della nostra città siamo in grado appunto di controllare la qualità dei servizi pubblici e migliorarli sempre nei prossimi anni. I primi passi di una giunta devono essere allo stesso tempo concreti e con valore simbolico. E allora un attacco alla burocrazia. Ci volevano 6 mesi per avere l'autorizzazione per mettere un tavolino davanti a un bar o un ristorante. Abbiamo trasformato i 6 mesi in 24 ore, raddoppiando il numero di regolari a Napoli e incassando 300.000 euro. Questo nel solo mese di agosto. Valore simbolico, lotta al caro RC Auto. L'obiettivo non è ancora raggiunto, ma abbiamo l'ok delle assicurazioni e di tanti soggetti a partecipare insieme a trovare un modo per ridurre a Napoli le truffe e quindi le tariffe, nella convinzione che la correttezza paga. In considerazione della situazione drammatica che abbiamo ereditato dalle amministrazioni precedenti, io sono molto soddisfatto di questi primi 100 giorni. Per lo spirito rivoluzionario con cui stiamo governando, per la partecipazione democratica, per la politica dei beni comuni, per essere usciti dall'emergenza rifiuti, per aver avviato fortemente pedonalizzazione e trasporto pubblico, per la cultura orizzontale. Io credo che stiamo mettendo in atto tutto quello che abbiamo programmato nell'ambito dei 5 anni, anche il rilancio dell'economia, dei posti di lavoro, dall'America's Cup allo Stadio Nuovo, alla realizzazione dei PUA, mettere in moto l'edilizia sociale e pubblica. Insomma, Napoli è ripartita a tutto tondo, anche nel suo profilo internazionale. Quello che mi entusiasma è la grande partecipazione democratica, la grande voglia dei cittadini di essere protagonisti di questa stagione politica, quindi anche di accettare dei sacrifici, sapendo che questi sacrifici sono dovuti alla mala politica del passato e un governo scellerato che taglia le autonomie locali. Salvaguarderemo sempre diritti, politiche sociali, cultura, beni comuni e creeremo le condizioni per la rinascita di questa città affinché il lavoro sia un diritto, più turismo, più cultura, più Napoli.